Presidente Meloni ama ripetere che lei ci mette la faccia. Abbiamo visto, ci mette la faccia quando si tratta di fare qualche passerella mediatica, ma sul salario minimo la faccia non ce l'ha messa, perché ha rimandato la palla al CNEL di Brunetta e oggi si compie il delitto perfetto. Il CNEL di Brunetta, come era immaginabile, ha fatto da sponda e addirittura rinvia la questione alla contrattazione collettiva. Non leggono le sentenze della Cassazione. Poco tempo fa due delle belle sentenze della Cassazione hanno chiarito che la contrattazione collettiva è necessaria ma non sufficiente, e c'è necessità di introdurre un salario minimo legale per attuare il principio costituzionale della giusta retribuzione. Noi non demorderemo, le forze di maggioranza hanno già preannunciato un rinvio dall'Aula alla Commissione, vogliono fare una melina sulle spalle dei lavoratori sottopagati. 3.600.000 lavoratrici e lavoratori che lavorano senza portare a casa una paga dignitosa per poter vivere. Contrasteremo in tutti i modi questo disegno che consideriamo scellerato. Salario minimo legale subito. Con noi c'è la forza dei cittadini, e sono già centinaia di migliaia i cittadini che hanno sottoscritto la petizione per far sentire la loro voce. Presidente, vi siete sentiti con la segretaria Schlein per le elezioni comuni? Ma noi abbiamo già concordato, ovviamente, questa è una proposta unitaria, come pure per la raccolta delle firme ci siamo coordinati e continueremo sicuramente la nostra battaglia all'interno delle aule parlamentari, perché su questo punto il governo non può tergiversare. Che vedete, anche il fatto che passino dei mesi con persone sottopagate è un'indecenza, quindi non solo bisogna attuare e approvare questa proposta di legge, ma bisogna farlo al più presto. Presidente, l'11 novembre il PD ha chiamato tutti in piazza contro queste scelte del governo. È plausibile una partecipazione del Movimento 5 Stelle a questa manifestazione? Ma ho già detto che se ci sarà una manifestazione del PD contro le politiche del governo, che ovviamente noi consideriamo assolutamente sbagliate, inadeguate, dimostrano una grande incapacità, perché con un caro vita, un caro mutui, un caro benzina non abbiamo assolutamente una NADEF, una prospettiva di manovra economica con proposte di crescita e investimento. Quindi se ci sarà da manifestare contro questo governo, e ovviamente saremo coinvolti anche noi, sicuramente risponderemo di sì. Io vorrei tornare sul fronte migranti. Sembra sfumato l'accordo fra l'Europa, l'Italia e la Tunisia per mettere mano ad un'organizzazione diversa di questa situazione. Il presidente Saied, tunisino, dà uno schiaffo, ma dà uno schiaffo, vedete, non all'Europa restituendo i 67 milioni, all'Italia, alla presidente Meloni, che ha architettato tutto questo procedimento per arrivare a un accordo che io, in tempi non sospetti, alcune settimane fa, avevo già detto simbolo di goffaggine diplomatica. Io non è che ho la palla di vetro. Non è che avevo prefigurato tutto questo e l'avevo detto pubblicamente perché ce l'ho contro la Meloni, ma basta conoscere un po', di essere, avere un po' di competenza, comprendere un po' come funziona la politica estera per comprendere che questo accordo non solo era fallimentare nei contenuti, ma era scarsamente dignitoso per quanto riguarda quelle che sono le sensibilità della popolazione tunisina. E oggi, a coronamento di quello che era un percorso mal costruito, arriva uno schiaffo, fallimento totale per la Meloni, ed è grave che la Meloni abbia trascinato anche Ursula von der Leyen e l'Europa in questo fallimento. Grazie. 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 Presidente.